Buonasera a tutti e bentornati nel Salotto di Bocca in Galleria, spazio culturale aperto all'aperto, la social TV della Libreria Bocca con il patrocinio del Comune di Milano. Ti ringrazio Gigi Grazie a Berzi te, Giorgio. di essere ritornato su questo magnifico tavolo realizzato da Carlo Apollo, e io ti ho conosciuto in occasione di un intervento che tu hai già tenuto all'interno del Salotto di Bocca in Galleria insieme ad Elisa Longo, e mi sei talmente piaciuto come personaggio, personalità, affabilità, che ti ho rivoluto in un incontro più privato, nel senso tra me e te, per conoscerti meglio. Tra l'altro tu hai colto l'occasione di ritornare con questo nuovo libro appena Sì. edito, quindi vedo che a personaggi del mondo della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e dello spettacolo, come sei tu, perché ricordiamo che tu sei attore, drammaturgo, regista, e hai realizzato tantissimi spettacoli e collabori col teatro di ricerca. E appunto hai stampato questo libro, appena fresco di stampa. A che pagina è La nostra fortuna? Qui vediamo la copertina, tra l'altro libro edito da Anima Mundi Edizione. Niente Sì, Gigi, portaci in questa nuova avventura editoriale, accompagnaci. la nuova avventura editoriale nasce nei mesi in cui eravamo chiusi in casa e vedendo tutto il lutto che c'era attorno, c'era la voglia di trasformarlo, quel lutto lì, e di farlo diventare visione, di farlo diventare poesia, di farlo diventare racconto. E per cui è stato un libro scritto molto velocemente, attraverso l'incontro con un altro amico, scrittore, attore anche lui, che si chiama Cristiano Sormani Valli. Lui scriveva Perso a Cassano d'Adda con l'Adda sotto, con la campagna vicino. Io scrivevo Perso a Sesto San Giovanni con un bel condominio di 8 piani vicino, senza giardino. E nell'unire anche questi racconti che nascevano anche in dimensioni differenti, il piccolo paese, il condominio di un paese invece come Sesto San Giovanni, è uscita questa cosa. Tempi brevissimi, edito in luglio, con la necessità in qualche maniera di dare un polso della realtà. Libro strano, perché uno direbbe: ma ce n'è proprio bisogno in questi tempi di tornare lì o di stare lì col pensiero? E la mia risposta è assolutamente sì. Tra l'altro oggi qui in centro, e tu sei anche una testimonianza, vabbè, sei venuto per presenziare appunto al Salotto, ma stamattina c'è stata una manifestazione di tutto il mondo della cultura, soprattutto legata al teatro, per appunto protestare pacificamente contro questa ennesima chiusura che ha coinvolto cinema, teatri, spettacoli e quant'altro. Io credo che in questi tempi il cibo dell'anima sia la cosa più fondamentale, tanto quanto, come dire, il cibo materiale. Perché se appassiamo di telegiornale in telegiornale, di visione disperata di telefonini, una cosa dopo l'altra, Neanche gli antidepressivi che no. stanno vendendo a Sì, di ondate bollettino bastano. dei morti a bollettino Esatto. dei morti, infatti ci sarà un pezzo del libro sul bollettino dei morti, appunto, no? Noi abbiamo, non ne usciamo da questa cosa qua. È paradossalmente duro, ma anche momenti difficili devono essere riattraversati dalla capacità di farci una narrazione noi di E quello che sta soprattutto di speranza succedendo. per il futuro. Infatti oggi Assolutamente. mi hanno detto: ah, ma probabilmente blocca, ma a me non mi interessa, io vivo il presente e nel presente progetto anche per domani. Se poi domani siamo bloccati, non importa, progettalo a qualcos'altro, ma oggi vivo l'oggi. Sicuramente, sicuramente, anche di queste cose qua parla il libro. Bisogna essere ottimisti, Certo. assolutamente, anche perché dopo un lungo medioevo, dopo una peste che ha chiuso il secolo del medioevo, è nato il Rinascimento. Come mi spesso ricordo, in 10 anni abbiamo avuto la partecipazione straordinaria di Raffaello, Michelangelo e Leonardo. Non male, Non male, direi, direi sì. non male. Aspettiamo questo Rinascimento. Va Progettiamolo bene. oggi per domani. Gigi, andiamo avanti nel tuo libro. Sì, più che parlarne, mi piacerebbe leggere in qualche maniera, come Assolutamente, sempre, certo. delle piccole cose per ragionare insieme con tutti quelli che ci stanno vedendo, grazie, da questo bellissimo posto, che resta un bellissimo posto. A che pagina è la nostra fortuna? Gianluigi Gerzi, Cristiano Sormani Valli, passi nei giorni straordinari. E se questi giorni, oltre a essere giorni della difficoltà, forse anche giorni straordinari di cui dobbiamo in qualche maniera tenere memoria, Andiamo a fare i caso come la cavala, o conti. ti sei preparato? A pagina 27, ad A esempio. pagina 27 io prendo il tuo suggerimento. A pagina 27
c'è un'introduzione. Non c'è proprio un'introduzione, magari andiamo, guarda, andiamo a pagina 33. 33, ah vabbè, 33, mitico. Che mi sembra buono. Io, è una poesia, non riesco più a chiudere gli occhi senza portarmi dentro tutto il peso del mondo che preme e disegna rughe, eppure basterà uno scuotersi improvviso di foglie per raccontarci la foresta. Siamo qui per coltivare quello scuotersi delle foglie che raccontano la foresta, che raccontano quello che ci manca ma che è dentro, immediatamente dopo. È una cosa che vorrei anche condividere appunto su questo tempo. No, non è una sospensione. Ci indebolisce, ci sfianca pensare che tutto questo sia una sospensione. Fare il conto dei giorni che mancano ci confonde, ci spacca la testa in due. Una che fa finta di vivere e l'altra che aspetta il tempo della liberazione, della ripresa, della normalità. Illusioni. No, non è una sospensione. Quello che stiamo vivendo è un pezzo di realtà che la nostra vita si trova ad affrontare e non c'è niente di virtuale in tutto questo. Questo mio appunto, ogni nostra riflessione o telefonata o videoconferenza sono pezzi incastonati dentro questa realtà. Possono essere diamanti o atti mancati, deboli, confusi, sfiancati, ma tocca a noi. Non è una sospensione, è il tempo eccezionale che si è imposto. Possiamo chiamarlo prigione, limbo, esilio, ma è tutto assolutamente reale. E in questo tempo è necessario credere alle relazioni, cominciare in modo nuovo a stringere patti tra le persone, a sentirsi non solo per dirsi come va o per fare insieme il bollettino quotidiano dell'emergenza, è tempo di stringere patti, di immaginare insieme, di dare avvio a progetti, sapendo che tutto, compreso gli strumenti, è radicalmente diverso dal passato. Si tratta di costruire mondo adesso, qui, senza aspettare il domani in cui tutto ritornerà uguale, perché nulla ritornerà uguale. E se avremo vissuto tutto questo tempo come una sospensione o una durissima tassa da pagare, e ci ritroveremo smarriti in un mondo cambiato in cui magari ricominceremo a uscire, ma ci troveremo sempre fuori da noi, estraniati, nostalgici del bel tempo che era. Ci tocca ricostruire il tempo. Un'idea di tempo, di rapporti, di amore, insieme, adesso, subito. Oggi. Questo, sai, guarda, io, tu sei la dimostrazione plastica del fatto che ci avevo visto lungo, sei un personaggio straordinario. L'avrei potuto scrivere anch'io, magari con altre parole, ma è il mio pensiero straordinario. Guarda, Gigi, bellissimo, veramente emozionante. Hai ragione, oggi, noi dobbiamo vivere oggi. Fa pensare a domani, ma vivere oggi. E poi domani vediamo. Però hai ragione. Grazie. Ottimismo. Altre cose da questo straordinario libro? Adesso? Poi metteremo anche una cosa un po' più triste, ma adesso continuiamo ancora un attimo su questa onda. Continuiamo su questa onda, sempre in una riflessione sull'oggi che mi piace condividere proprio oggi. E soprattutto è vivere oggi con questa contemporaneità, con questa situazione, perché effettivamente cosa aspetti? Cosa farò domani? Ma adesso vediamo. No, bisogna fare. Dirò di più, esserci. In questo tempo esserci per gentilezza, per passione, per fedeltà alle cose e alle persone, esserci semplicemente partendo dai margini della nostra vita non sempre perfetta, dalle piccole piante che hai in casa, dalle ore liberate, dagli amori lontani, esserci, regalando, sapendo che ogni piccolo atto, saluto e la briciola che rende la tavola ricca, esserci, donare tempo, senza sentirsi in debito, neppure con se stessi, lasciare tracce minime del passaggio di questi giorni come graffi d'anima e ricordare la suola delle scarpe quando camminava e la benedizione che ti è venuta incontro in tutte le strade del mondo, intonare una nota gentile, dissonante, rispetto alle sinfonie dell'orrore.
E questa è un'altra riflessione sul tempo, su questo tempo. E credo che sia importante anche trasformare in sorriso questa riflessione. Certo. Sì. Anche se adesso leggo una cosa leggermente più drammatica, però animata da una grande visione di futuro e da una grande visione di speranza. Chi parla attraverso il racconto di Cristiano Sormani Valli è una dottoressa in prima linea in quei famosi reparti che si sono riempiti, certo, in maniera drammatica. E questo mi sembra però molto importante. Lei dice: io non sono diventata medico per mio padre, neurochirurgo, che ogni giorno mi faceva giocare e raccontare storie. Un re che preparava per me un regno di cui io ero la principessa, non per lui, e il suo odore di disinfettante che non spariva mai. Io non sono diventata medico per mio nonno, dottore di un paesino sul lago, deportato a Mauthausen, tornato con gli occhi pieni di silenzio, ma le mani ancora più veloci. Io sono diventata medico per un libro. Avevo 21 anni, ero con degli amici sulla terrazza dell'appartamento del mio fidanzato. Una ragazza che non conoscevo stava leggendo un libro. Io ero ubriaca, fradicia, triste, come un adolescente. Erano giorni di fuoco e fiamme tra me e quel ragazzo che giocava a basket e amava Van Gogh, tra me e quegli occhi azzurri. Così ho chiesto il libro. La ragazza, neutra come una pietra, me l'ha fatto scivolare sulle cosce. Come ho sempre fatto, ho aperto a caso le pagine ingiallite e ho letto queste parole: ricostruire senza sosta la speranza. Un verso di Neruda. L'anno dopo mi sono iscritta a medicina e senza dirlo a mio padre, senza dirlo a mio nonno. E chi l'avrebbe mai detto che avrei dovuto essere qui anch'io, adesso, nel mezzo del ciclone Covid-19, ricostruire senza sosta la speranza. Questo provo a fare ogni giorno, anche adesso che siamo in guerra, che ci siamo ritrovati in trincea, in mezzo ai feriti, bombe invisibili che infettano, che ti mettono caschi di vetro e tubi per continuare a lasciarti il respiro che ci rende vive. Chi l'avrebbe mai detto che avrei dovuto essere qui anch'io nel mezzo del ciclone Covid-19? Sono troppi questi occhi che spuntano ovunque, la tristezza del non poter correre da tutti si mischia alla rabbia della scelta, del non poter arrivare alla mano tesa verso di te, noi impotenti, pedine, impazzite in un gioco di merda. E sono tante le persone che sono qui, che arrivano qui in pronto soccorso, che trovano medici e infermieri bardati contro il virus, con la paura di ammalarsi a loro volta, con la paura di non poter tornare qui in prima linea, del portare a casa la tragedia, perché su quel lettino ci potrebbe essere quel re di tuo padre che ormai non ha più la forza di combattere nei suoi 73 anni, con il terrore di ammalarti per quei tre figli che ti aspettano a casa. Terrore di infettare un marito che si compra vino rosso, che ti aspetta alzato fino a che non torni, che chiede: e oggi ora sei tu la regina che prepara il regno, provando a dimenticare i milioni di lacrime che ti porti addosso e le bombe che fuori imperterrite continuano a cadere, mentre continui a pensare, nonostante tutto, che non c'è altra cosa che avresti potuto fare se non essere chi sei, se non essere qui, se non avere scelto quella frase: ricostruire senza sosta la speranza. E questo è il caso in cui un libro cambia una vita. In questo caso è un libro di Neruda. Guarda, sono basito, senza parole, mi ritrovo nel pensiero, nei concetti, nelle idee, e la dimostrazione plastica, altrettanto vera, è anche questa iniziativa che, grazie ai vostri interventi, ai vostri contributi, cerca di dare un po' di speranza in una Milano che, ahimè, nell'80% dei casi è rimasta in fermo, in pausa. E le cose si possono fare, si devono fare per dare speranza e per oggi costruire domani. Gigi, certo. Grazie. Possiamo finire con un augurio, un ultimo testo, che è un augurio che ci facciamo in tanti in questo momento in cui ci parlano anche di isolamento. È una poesia questa, che dice: noi dovremmo brulicare
emettere suono in tanti, ronzare, fare vibrare l'aria, danzare quel nostro suono profondo, essere fatti di antenne sensibili, risuonare, vivere nella potenza dello sciame, no passo, no suono solitario, no malinconia. Solo la danza del cerchio, la vertigine di quello che ci tira giù, il cuore che va in vortice, persi anche a noi stessi, girando, a rompere gli angoli delle città, a ridere delle altezze degli scalatori, sciame, suono che cova l'amore, basso profondo, pelle che suona e brulichio delle particelle incantate, delle cadute, delle risalite, orgasmo dei corpi, dello sfiorarsi, del mischiare le strade, del mescolare la piazza, noi, api solari, nelle geometrie dei cieli, nel fondo delle nostre celle intrise di miele, succhiate e aspirate dalle bocche degli altri fino all'ultimo profumo. E questo è un augurio che ovviamente ci facciamo tutti. E chiudo proprio con un'ultima cosa che riprende in qualche modo le cose che diceva Giorgio su questa dimensione di vita, di morte, dei bollettini che arrivano in continuazione. Suona ogni giorno il bollettino della morte. Tu proteggiti, non diventare morte anche tu. Suona ogni giorno il bollettino della vita. Parole segrete non conquistano le prime pagine dei giornali, non sono urlate alla rabbia del mondo, suona ogni giorno la necessità, mantieni il bacio, mantieni l'abbraccio, mantieni la stretta di mano, se non puoi darle, farne un piccolo pacchetto e rendili dono e inviali, oltre queste strade deserte, oltre i corpi diventati fantasma, inviali, che quelli sanno come perforare le distanze, arrivano, per miracolo di energie sottili, di particelle elementari d'aria, suona ogni giorno il bollettino della vita. Sii tu quell'annuncio. Grazie. A che pagina è la nostra fortuna? Gianluigi Gherzi, Cristiano Sormanivalli, Anima Mondi Edizioni, Libreria Bocca, Giorgio Lodetti. Grazie di questa bella cosa. No, grazie Gigi, grazie a te per il tuo intervento, è stato fantastico. Un buon proseguimento di giornata e in bocca al lupo. Grazie.